Buongiorno ragazzi e ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Io sono TuffoMix e quest'oggi dove siamo? Siamo ovviamente su FIFA 2023 sul mio canale YouTube, appunto. E continuiamo, vediamo, è qualche giorno che lo stiamo giocando, quindi entriamo direttamente in Ultimate Team, una modalità in cui stiamo giocando ultimamente. Tanto un salutone particolare a Alessandro Gamer che sta portando anche lui FIFA sul suo canale, oltre a portare anche football e altre cosette varie. Comunque andate a vedere il suo canale e scoprirete tutto quanto. Anche Burneo sta portando e football a 23 sul suo canale YouTube, oltre anche lui a altre cose, altri giochini di simulazione, avventure, cose varie. Vi invito quindi ad andare a vedere entrambi i canali di Eburneo e Alessandro Gamer, sicuramente troverete qualcosa di carino riguardo proprio le simulazioni calcistiche e anche altre cose. Allora, eccoci qua, siamo dentro al nostro Ultimate Team. Andiamo a vedere subito gli obiettivi, se abbiamo qualcosa da fare. Le divisioni rivals, niente da fare. Posizione 1 non qualificato. Squad battle, dove giocare. Divisione rivals, abbiamo fatto qualcosa, vediamo, niente di che. Posizione, siamo sempre alla divisione 8 e sempre per andare a cercare di vincere, andare avanti. Diamo una gattina alla nostra squadra, se c'è qualcosa da fare. Abbiamo sempre la nostra squadra che abbiamo ultimamente optato portandola alle 2 punte, cioè con un 4-2-4 o un 4-2-2-2, come chiamatelo come volete, con i laterali molto veloci, quindi Leao da una parte e dall'altra parte ovviamente Ikoné, anche lui molto molto veloce. Davanti 2 punte di tutto rispetto, Ciro Immobile e Lautaro Martinez. Diamo un'occhiatina velocemente se c'è qualcosa qua dietro, tipo no, così non va fatto bene. Magari qua dove dice trasferimenti, vediamo di mettere tutti i nostri giocatori che sono rimasti fermi per un po', tutti lì trasferimento, vai. Pronti per essere venduti, magari qualcuno li prenderà sicuramente. E adesso diciamo ragazzi di andare a farci una partitella. Vediamo un po' di che morte morire quest'oggi. Quindi facciamo così, andiamo direttamente in gioco. Vogliamo assolutamente andare un po' avanti e non rimanere sempre in questa divisione 8, questa bruttissima divisione 8. Quindi andiamo a vedere un po' che succede. Facciamo una partita subito. Cerchiamo di trovare un avversario alla portata. Avanti. Vediamo subito il matchmaking di EA Sport. Cosa ci riserva quest'oggi? Allora, l'avversario trovato, vediamo come il ping, sembra che il ping sia è buono, a 16, quindi direi che è buono. Scegliamo la maglia rossa per l'avversario per non incappare in brutti scherzi monocromatici, 2 maglie chiare, non si capirebbe niente, mi è già purtroppo capitato. Eccoci qua, pronti a giocare, giochiamo contro il Milan, Cry Pro Club, oh questo è un Pro Club, già siamo rovinati. Vediamo, ha dei giocatori mica da poco davanti, Rafinha, Tune e Son. Bella squadra, il ragazzo ha una bella squadra. Cerchiamo di giocarcela con tutte le nostre possibilità, Questo l'11 titolare dei padroni di casa per la sfida di oggi. Courtois tra i pali. In difesa Alexander Arnold con Chilwell come pulsori bassi. Luka Modric insieme a Nakata a comporre la cerniera in mezzo al campo. È un'unica punta che avrà il compito di finalizzare la manovra. Avanzano a caccia di spazi. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era Bravissimo, disponibile. ci ha fregato il nostro avversario. Ottima Bravo, verticalizzazione, bravo, ha il pallone bravo, buono, vediamo cosa combina. bravo. Ottima la Bravissimo, parata. bravissimo il nostro Magnan. Andiamo Magnan in porta, ovviamente. Cerchiamo di giocarcela Occhio al meglio. cross in mezzo, Via, via. spazza via il Bravissimo. pallone. Hernandez. Skriniar. Scarica su Hernandez. Giocata deliziosa. Recuperano palla. Cos'è? È Ah, fallo, punizione sarà per lui. calcio di punizione. Dalla Corea con furore. Son si candida anche oggi al ruolo di protagonista.
bruttissimo. Ah, peccato, ce l'ha fregata subito. Come pochi, anticipa la giocata, sa creare. Seguiamo l'azione, guarda. Bravissimo. Sventa il pericolo. Occhio a Modric. Che chance clamorosa. Ah! Era meglio farlo uscire, ragazzi. La faceva uscire, forse era molto meglio. Gol di Tuney, la punta. La loro punta. Ci ha fatto un gol da, vabbè, ci ha fatto un gol subito. Adesso cerchiamo di giocare meglio, ragazzi. Cerchiamo di giocare meglio. E hanno ribaltato immediatamente l'azione. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Jonathan Iconi. Appoggio sul quadrato. Si scambia il pallone senza fretta di accelerare. La gioca verso Immobile. Ah, ma che cosa fa Immobile? La porta dall'altra parte, Pirlo, nazzo di un Immobile. Ma no, ma dai! Ma che brutto erroraccio che abbiamo fatto. Alexander Arnold. Ottimo l'intercetto del pallone. I Young Boys avanzano sulla tre quarti avversaria, si tirano fuori da una situazione complicata qui. Ecco Milinkovic Savic, Hernandez, l'errore di Hernandez. Tocco su Tony, servito Son, si libera dell'avversario, riconquista il possesso grazie all'efficace lavoro della difesa. Milinkovic Savic, c'è spazio sulla fascia. Efficace. Ma dai, ma che palo, bruttissima ragazzi, bruttissima. Riconquistano palla qui. Ma allora, proseguono nell'avanzata. Lautaro Martinez, conclusione murata. Milinkovic Savic, possesso che sfuma. Sostengono la manovra qui. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. La dimostrazione di come nel calcio a volte i numeri lasciano il tempo che trovano, Pier. Vanno saputi analizzare, non basta tener palla. Alla fine quello che conta è buttarla dentro, e loro l'hanno fatto. La loro partita sarà fin qui un grande esempio di concretezza. Madonna, bravissimo il portiere. Hidetoshi Nakata. Ah, ho sbagliato io. Accetta il pallone, non era difficile. Rafael Leão. I Young Boys portano palla alla ricerca di spazi da sfruttare. Può mettere da lì. Probabilmente salva il risultato con questa super entrata. Ecco Rafinha, guadagna campo. Rafael Leão. Mette fine all'attacco. Sbagliato, sbagliato io. Cerca l'area di rigore. Passata, Svetta il pericolo. Ma sono proprio un pirla. Alexander Arnold. Ecco Zaccaria. Ho sbagliato. Salva tutto qui.
Primo tempo, ragazzi, finisce così, ma ce la stiamo giocando. Abbiamo preso un gol, ma stiamo cercando di fare il possibile per recuperare questa partita. Possiamo ancora dire la nostra, Possiamo ancora dire la nostra, perché abbiamo fatto tre tiri in porta come lui, anche se effettivamente lui ha gol previsti uno, noi zero, però tre tiri in porta li abbiamo fatti anche noi. Quindi cerchiamo di giocare al meglio, vediamo subito di migliorare, con i passaggi, con le azioni, vediamo, ha messo in pausa il nostro avversario subito. E la tattica del prelato, la famosa tattica del prelato, è quella che si inserisse in questo contesto così un pochino alquanto instabile, ma purtroppo è questo che ci dà la possibilità di capire che non è tutto quello che luccica oro, ma in realtà va bene così. Dai, forza! Speriamo che il nostro avversario continui a giocare invece di lasciare in pausa tutto il giorno, anche perché ci stiamo già stancando. Ma siamo tranquilli, eccoci qua, cominciamo il secondo tempo della partita, stiamo perdendo 1-0, ma dobbiamo impegnarci al massimo delle nostre possibilità. Ok. Attacco robusto, palla persa. Azione che si fa interessante. Efficace il possesso palla con una serie. Ma dai, ma messa fuori. Madonna, Iconé. Miriamo un po' meglio Iconé. Letteralmente graziato il portiere qui. Miriamo meglio Iconé. Oh. Ecco Son. Hidetoshi Nakata. Errore e pallone riconsegnato. Lautaro Martinez. Sbagliata. Dovevo giocarla più. Possono partire in contropiede, attenzione. No, sbagliata, vai. Possono sfruttare la ripartenza. Difesa che recupera il possesso, sfuma il contropiede. Hernandez. Ah, peccato. Ben Chilwell. È un Minson. Occhio alla palla gol. Il portiere si fa trovare pronto sul ok, tranquilli che possiamo ancora. Conclusione, nonostante il poco angolo a disposizione e i risultati purtroppo per lui si sono visti. Era difficile trovare la porta da lì, avrebbe fatto meglio servire un compagno. Immobile. Perde il sbagliata. Perisic. Capisce tutto e intercetta bene il passaggio. Ah, Madonna, sbagliata, Recupera palla e interrompe l'azione. Lautaro Martinez. Prova a farla filtrare. Tutto fermo. Cos'è? Fuori gioco? Ah, peccato. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore. Doveva temporeggiare. Hidetoshi Nakata. È un Minson. Fanno girare il pallone molto bene. Manovra che viene interrotta. Madonna, mi ha fregato ancora. L'assistente cos'è? Ancora fuori gioco? Ha provato a rientrare dall'offside, ma con scarso successo visti i risultati. Son regala il pallone. Ah, Madonna, che culo! Ecco te Hernandez. Palla tra i piedi di Lautaro. Milinkovic Savic. Occhio alla conclusione. Grande buono intervento del portiere. Buono il portiere, l'ha messa fuori. Vediamo di fare qualche cambio. Il portiere l'ha messa fuori. Direi che io non cambio niente, ragazzi, perché va bene così. Per adesso non cambiamo nulla, va benissimo così. Cerchiamo di fare gol con i due che abbiamo davanti. Anche se effettivamente chi abbiamo davanti? Fatemi vedere un attimo chi c'è davanti, che non mi ricordo più.
Non, vabbè, ormai il tempo è passato. Alla prossima. Cambieremo la prossima. Vediamo un pochino adesso intanto, ragazzi, chi c'è davanti, perché potremo anche cercare di fare qualcosa. Ok, abbiamo cambiato qualcosa? Va direttamente in area. Tiro deviato, palla che era destinata dello specchio. Fuori. Ok. Palla in fallo laterale. Milinkovic Savic. Deve sfruttare questa occasione. E vai, così, Ciro Immobile. E abbiamo pareggiato subito, subito, dopo un'ora di gioco. Abbiamo pareggiato. È stato bravo qui, a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Abbiamo cambiato adesso un pochino. Recupera palla e fa ripartire l'azione. Immobile, occasione. E vai, grande. E l'ha messa dentro. L'ha messa dentro Luis Muriel, immagino. 2-1. I cambi hanno dato ragione all'allenatore, ovvero a me. E adesso ci stiamo giocando la partita. Muriel scarica su Icone. Juan Cuadrado. Muriel, buona possibilità, respinge ma non è finita. Ok, angolo, angolo, angolo. Come? Prova la conclusione. Grande, grande, bravissimo. Conclusione non trascendentale. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Possono prendere il contropiede della difesa. Buona qui la copertura della difesa. Non c'è più molto tempo a disposizione per la formazione di casa, Pier. Il pubblico capisce il momento difficile, aumenta l'intensità della spinta. Palla col contagiri. E vai! E l'ha messa dentro! È 3-1, ragazzi! Direi che a questo punto è chiusa. Ribaltato, altro gol di Muriel, altro gol di Muriel. Partita ribaltata, Muriel è entrato, ragazzi, ha fatto una doppietta da paura. E a questo punto l'avversario è cotto, non può più. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Immobile. Occhio all'accelerazione. Intervento riuscito. Chiesa, palo, attenzione, ancora lì. Palo di Chiesa, ragazzi, bellissima, bellissima. Bellissima, bellissimo il finale di partita, bellissimo il finale di partita. Sceglie subito il compagno. Barella. Ecco Skriniar, tiro deviato. Oh. Si giocherà ancora per 120 secondi. Occhio all'occasione per riaprire. Vabbè. Il match. 3-2, ragazzi, ma non ce ne frega niente. Adesso il nostro avversario non fa più gol. 3-2, partita molto spettacolare. Milinkovic Savic. Palla tra i piedi di Muriel. E finisce. E ragazzi, questa è andata. Abbiamo vinto la prima partita. Cerchiamo di vincere anche la seconda in maniera da poter andare nella bandierina. Perché sapete che nella divisione 8 una vittoria ci fa andare sì avanti di un punticino. Però se perdiamo
torniamo immediatamente indietro. Quindi buona la vittoria, eccola lì, vedete la bandierina al secondo risultato utile. Dobbiamo arrivare lì, se arriviamo lì ragazzi siamo sicuri di mantenere il risultato, quindi giochiamoci subito un'altra partitella e direi quasi quasi di mettere in campo Muriel. Che facciamo? Oppure Muriel lo mettiamo nel secondo tempo? Ma dai, giochiamoci con la nostra stessa squadra e vediamo di continuare. Via, dai, Muriel in panchina, ma sapete che è un giocatore che se entra poi ci aiuta al 100%. Grande Muriel, doppietta. Chiesa ha fatto un palo, anche lui è entrato nel secondo tempo, quindi diciamo che i cambi sono stati abbastanza buoni, se non molto buoni. Ok, andiamo alle magliette, ping abbiamo 22 millisecondi, vabbè, non è malaccio, comunque poteva andare meglio. Vediamo il nostro avversario a questo punto, chi ci mette di fronte è a Sport. Vediamo la squadra, un Barcellona dallo stemma, però c'è un Meg e qualcosa, vediamo. È un misto ragazzi, Italia, Di Maria, Milan, Premier League, è un misto tra Premier League ragazzi e campionato italiano, quindi cerchiamo di giocarcela. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. Ecco l'11 di partenza degli Young Boys. Magnan per la porta, difesa composta da Tomori con Skriniar, Milinkovic, Savic insieme a Barella al centro. E in attacco Lautaro Martinez accanto a Ciro Immobile. Ecco come si schierano gli ospiti. Scelti fra i pali, difesa composta da Stones in coppia con Akanji. Ødegaard insieme a Gundogan come centrocampista centrale. Chesney, ma attenzione, e vai! E Lautaro la mette dentro subito, dopo un minuto Lautaro l'ha messa dentro e siamo sull'1-0, cerchiamo di mantenere la calma, cerchiamo di mantenere la calma. Oh! Contrasto vincente. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Chelsea la respinta, palla ancora in gioco. Madonna ragazzi, si poteva. Di Maria. Attenzione! Conclusione sporcata. Pallone che viene recuperato. Gundogan. Ragazzi, qua era fallo, eh. Oh, ragazzi, qua era fallo, eh. Cerchiamo di Palla di Gundogan. Fuori, grande Magnan, ammonito, così impara a fare il furbo, brutto stronzo, dai forte ragazzi, cerchiamo di fare il possibile per questa partita, via. Posso annullare lo svantaggio, entra coi tempi giusti sulla palla. Rafael Leão. Lautaro. Hernandez, grande possibilità. E vai, grande 2-0 ragazzi, 2-0, grande gol. Ødegaard si affacciano nella tre quarti, interviene e sventa il pericolo. Gundogan, palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Buono il suo avversario, buono. Importante per provare a riaprire la gara, intervento decisivo qui. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Tonali. Azione che si fa interessante. Oh. È l'occasione per tornare in partita. Tiro deviato, appena in tempo qui.
non tengono questo pallone. E c'è il tiro, pallone murato, va a botta sicura, grande parata di Maignan. Ok, manteniamo la palla qua davanti, ragazzi, manteniamoci qua, manteniamoci qua. Il portiere ha salvato il risultato nell'occasione di prima, negando un gol che sembrava già fatto. E la disperazione dei tifosi qui in tribuna la dice lunga. Di Maria. Perde palla. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla. Occhio qui, può concludere. Ah, porca troia, abbiamo preso gol. Ragazzi, abbiamo preso gol. Cerchiamo di tenere botta perché abbiamo preso gol, un gol meritato dall'avversario, sicuramente attaccato. Adesso cerchiamo, ho male un po' la mano, devo cercare di resistere un pochino col dolore della mano. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Fattore campo fin qui rispettato in questa prima parte di match, squadra di casa avanti a poco dall'intervallo. Sì Pier, ma un risultato fallo questo, fare calcoli. Qua bisogna pensare a giocare al calcio, magari ad aumentare il vantaggio per portarsi a distanza di sicurezza dalla formazione avversaria. Un solo gol di margine è troppo pericoloso, perché poi basta un episodio per riaprire la partita. Fuori gioco, tutto fermo per fuori, fuori gioco. Lasciano sfumare grande potenziale occasione da rete. Rafael Leão. Buona qui la lettura del difensore. Oh, peccato. Peccato che l'ho sbagliata, eh. Oddio. Ødegaard. Avanza verso la porta. Respinge la conclusione. Ah, non è arrivato in tempo questo, non è arrivato. Ah, porca miseria. Ah, niente. È veloce, è bravo, via. No! Cerchiamo di prenderla. Ah, niente. Occhio a Di Maria. Ah, Madonna, Di Maria da là fa sempre gol. Porca miseria. Ha pareggiato alla fine del primo tempo, ragazzi. Siamo fatti fregare in un modo incredibile. Il nostro avversario mette in pausa, giustamente siamo fatti pregare in un modo incredibile, ragazzi. Lautaro ha fatto un primo gol, ma non è tanto in formissimo. Vediamo di giocare con calma, ragazzi. Ho anche la mano che mi fa male. Purtroppo non sono abituato al gioco frenetico di FIFA, ma più a quello di PES, quindi per me FIFA è tanto frenetico come gioco, eh. Vedremo se e come cambierà l'inerzia del match del secondo tempo. In pochi pensavano che potessero trovare il pareggio, ci sono riusciti. Verticalmente immobile. Cos'è? Marco, no, abito di merda! Sto andando avanti e mi fischia la fine del primo tempo. Ma che cazzo di arbitro di merda, porca puttana. Ma fammi finire l'azione. Sto partendo in contropiede. Ma dai, abito di merda. Ero sulla fascia, dai. Che abito di merda questo qua che abbiamo avuto, dai. 2-2, ragazzi, anche se ha fatto più tiri in porta lui, ultimamente ne ha fatti più lui. Comunque... cerchiamo di giocarci, dai, dobbiamo cercare di vincere assolutamente. Un pareggio si fa rimanere lì, una sconfitta si fa tornare indietro. Quindi vinciamo per rimanere salvi. Il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Rafael Leão. Appoggio su Quadrado. Immobile. Ridà palla Immobile. Ah, peccato. Una difensiva. C'è campo per andare, attenzione. Fuori gioco. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Tonali. Occhio al pallone per Dai, cazzo. Chi che ha fatto gol? Porca miseria. 3-2, partita molto spettacolare. Eh.
Buon tiro. Buono l'intervento del portiere. Ottimo intervento del portiere. Madonna, ma che cazzo. Gran pallone. Palla che finisce sul fondo. Madonna, ragazzi. Devo stare attenti qua, Barella. Pallone buono. Incredibile questo. Bravo. Madonna, l'ho preso io. Si mette bene sulla traiettoria qui. Bravo. Meno male che l'ha messa fuori. Potevano essere a più due a questo punto. Match che resta apertissimo. Avversari che potrebbero approfittare del momento per rifarsi sotto. Milinkovic Savic. Scarica su Hernandez. Va con il possesso palla. Lautaro Martinez. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Gundogan. Ah, Madonna, me l'ha scappata via. Palla profonda di Immobile. Attenzione, grande possibilità. Intervento non difficile quello del portiere. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Occhio al pallone in mezzo. C'è la possibilità della ripartenza. Madonna, sbagliata a recuperare il pallone. Dai, cazzo, prendi questa palla. Buona rete di passaggi. Nulla rifatto, palla persa. Arbitro può appoggiarla. Dai! E con questo sale a 2 oggi, l'impressione che potrebbe trovarne anche altri. Ecco il gol che ti viene proposto da un'altra angolazione. Ragazzi, bisogna cercare di fare subito cercare di fare subito qualcosa, ragazzi. E lo so che tolgo Martinez, che però è forte, però ragazzi bisogna cercare di far girare la partita, perché non va bene. In più due gol, ragazzi, quando potevamo fare dei gol anche noi e non riusciamo a farle, e purtroppo il FIFA è così, ne vinciamo una e poi ne perdiamo una e siamo sempre al punto di partenza. Ragazzi, io non riesco a essere incisivo in FIFA, Si avvicina all'area. Grande parata questa. Non riesco a essere incisivo in FIFA. Prima della battuta di questo corner, e questa è l'occasione giusta per riaprire il match. La mette in mezzo Barella. Madonna! Di testa, ma grande entrata. Si era inserito coi tempi giusti. Gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Tonali, Pervis e Stupignan. C'è spazio per andare. Madonna, si coordina e va. La respinta non è definitiva, attenzione. Intervento prezioso questo. Peccato che non... Il portiere si è posto da campione al tentativo di poco fa, salvando la propria squadra. Ma dai, ma che cazzo di sfiga. È davvero straordinaria. Vai così che abbiamo qua. Corner battuto in mezzo. Angolo che non ha portato a nulla. Rafael Leão. Hanno metri a disposizione. No, porca troia. Questa giocata. Madonna, bravo.
brutta sconfitta per la squadra di casa, nettamente sotto quando manca poco al termine del match. Personalmente non so se le cose possono cambiare da qui alla fine, Pier. Occhio per questa occasione, eh. Madonna! Che culo tremendo, Chesney! Batte corto. Skriniar. Arbitro. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro è che fosse rigore, mi pare evidente. Arbitro, vaffanculo. Vai, prendila. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. Madonna, ragazzi, purtroppo è più forte di noi, niente da fare, è molto più forte di noi. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Hernandez. Cross verso il centro. Tiro respinto. Ma dai, ma che cazzo di culo. Ragazzi, quando uno è più forte. Attenzione, Immobile. C'è spazio davanti a sé. E c'è il gol. Lo so, però è un gol adesso, ma è poco un gol. Sì, va a cambiare questo. È un gol adesso, è pochissimo. Adesso lui giocherà completamente in difesa. Giocherà tutto in difesa lui sicuramente. Noi non so più che cosa poter fare per cercare di... Facciamo così, ma non so, ragazzi. È dura, dura, non lo siamo. Manca 20 secondi alla fine, però ci siamo l'abbiamo combattuta fino alla fine. Ce la siamo combattuta fino alla fine. Un'altra prospettiva. Immobile si è liberato con abilità della marcatura. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza. Ha avuto ragione. È nulla da fare qui per il portiere. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Ma dai, ma che cazzo tiri fuori? Vabbè, comunque ragazzi, era finita. Una vinta, una persa e siamo tornati al punto di partenza. Sono già 5 volte, ragazzi, che ne vinciamo una e ne perdiamo una. Ne vinciamo una e ne perdiamo una, va bene. Continueremo così all'infinito fino a che uscirà FIFA 24 probabilmente, ma noi ci divertiamo lo stesso, giochiamo per divertirci, facciamo qualche punto, qualche credito. E vediamo così di comprare qualche altro giocatore, ma tanto vinciamo e poi la perdiamo. Vinciamo e poi la perdiamo. Non è importante, ragazzi. L'importante è sempre, come dico io, divertirsi, fare un gioco che ci piace, passarci quei 10, 15, 20 minuti, mezz'ora di divertimento. Tufo Mix vi saluta con una bella sconfitta. 3-4, l'avversario ha meritato, ovviamente. Noi abbiamo combattuto fino alla fine, abbiamo trovato un gol del terzo gol al 90esimo, ma purtroppo era troppo tardi per poter rimontare. Se volete iscrivervi al mio canale sapete cosa fare, un'iscrizione, ragazzi, mi aiuta tantissimo a far crescere il canale, come anche un like mi aiuta moltissimo, un commento, insomma fate quello che volete, io non voglio esasperare. Se volete iscrivetevi, se no non iscrivetevi, un like, se no non mettetelo. Tufo Mix vi saluta, ragazzi, vi dà appuntamento al prossimo episodio con questo FIFA 23 oppure con qualche altro contenuto che sapete portiamo sempre sul nostro canale. Ciao a tutti, ragazzi.